e mi hai dipinto il cuore di nero. Allora ragazzi, ve l'abbiamo anticipato, questa settimana si parte col botto. Sono molto molto contenta perché abbiamo un ospite molto speciale. Lui è giovanissimo, ha 20 anni, è di Perugia e arriva direttamente dalla finale di X Factor. Abbiamo qui con noi Blind, ovviamente tramite Skype. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto. Ciao Sisma. Ciao, come va? Tutto bene? Bene, bene, voi? Molto noi, bene, grazie. Allora, intanto è assolutamente doveroso fare i complimenti perché hai fatto veramente un super lavoro, hai fatto un bel percorso. Tra l'altro, insomma, ti sei presentato ad X Factor con Cuore Nero, che poi è diventato disco d'oro e adesso è, io non te lo dico sinceramente, prima camminavo per i corridoi canticchiandola, quindi sta andando forti. Sì, devo dire che è una canzone che entra nella testa e hai colpito nel segno per quanto mi riguarda. Cioè, incredibile. Quindi innanzitutto, innanzitutto i complimenti. Poi secondo me stai andando anche molto bene perché la tua personalità è quella che in questo talent, soprattutto per il genere anche, insomma, che rappresenti, fa tanto. Il carisma fa la differenza di sicuro. E allora, prima domanda, raccontaci un po' com'è stata questa esperienza di X Factor. Era come te la immaginavi? Ha superato le aspettative? Non le ha rispettate? Sì, ha superato le aspettative perché mi sono presentato, cioè, con Cuore Nero alle audizioni e non mi aspettavo di finire il programma con disco d'oro mentre il programma era ancora in onda. Che è la prima volta che succede peraltro nella storia. Sì, è la prima volta, quindi questa cosa mi rende molto felice e mi rende ancora più felice perché ho visto quindi un seguito di un grande pubblico che mi ascolta e mi segue anche sui social, e questa cosa mi fa tanto piacere perché mi sono presentato come me stesso, cioè proprio nudo e crudo, e questa cosa è piaciuta. Vedi che quindi la sincerità essere paga. Essere se stessi, sì, in questo, e tra l'altro non è una cosa che in questo mestiere ha sempre pagato, no, però certo. Ad oggi secondo me funziona. Senti, X Factor in quanto talent show ha l'obiettivo appunto di far conoscere a livello nazionale gli artisti che sono sconosciuti. Io volevo chiederti, tu da dove sei partito, cioè Blind prima di X Factor, quando hai scoperto di voler far musica e quando hai capito che la musica avrebbe fatto parte della tua vita, e poi che cosa ti ha portato ad andare ad X Factor, se ti ha spinto qualcuno oppure è stata una decisione tua? Allora, io ho iniziato a far musica 4 anni fa più o meno, e come avevo detto, mi avevano fatto una colletta amici miei pagandomi il mio primo video. Wow! E ho avuto un bel riscontro, ho avuto un sacco di visualizzazioni qua locali. Dopodiché ho continuato a produrre musica, ho fatto varie aperture a vari artisti, fin quando a stopparmi, quindi non far uscire più roba per un anno e lavorare su un nuovo progetto per poi presentarmi a X Factor, perché pensavo che era una bella vetrina che mi potesse lanciare. Certo. Infatti è stato così. Talent. Sì. No, ma perché non sempre è il talent. No, non riesce. Sempre il talent, devo però dire. In questo caso qui, tra l'altro, appunto, tu sei arrivato con un inedito e questa è una cosa importantissima. E che inedito. Ma quando ti sei presentato lì, insomma, ti sei trovato davanti Emma, Manuel Agnelli, Herraton, Mika. Qual è il giudice che ti faceva un po' più paura? Quello che temevi di più? Il giudice che mi faceva più paura era Emma. Ecco, e poi ti è capitata, vedi? Tra l'altro Emma è stata appunto la tua coach, e poi hai duettato con Madame. Io volevo chiederti se c'è qualcun altro con cui in futuro vorresti collaborare. E già questi nomi sono importanti, però. Come? Già questi nomi sono importantissimi. C'è qualcun altro a cui ambisci? Sì, ci stanno vari artisti con cui vorrei collaborare, però a tempo al tempo, io sono uscito adesso da un talent, vorrei produrre ancora dei inediti per poi presentarli a grandi artisti e vedere se accettino o no, però ho dei progetti ben chiari in testa. Beh, mi fa piacere sentire che tra l'altro hai i piedi per terra, devo dire che non è da tutti uscito da un talent avendo conquistato un disco d'oro. No, poi immagino che la tua vita, insomma, tu dicevi prima gli amici ti hanno aiutato comunque ad arrivare a questo percorso, immagino che la tua vita adesso sia cambiata proprio da così a così. Sì, è cambiata totalmente, cioè ha fatto proprio un cambio drastico, ma questa cosa mi dà solo che felicità e carica per scrivere e trasmettere quello che provo io al pubblico, perché sono molto legato alle persone che mi seguono. Certo. Non sono uno di quelli che dice ok, ho fatto disco d'oro, sono uscito da un talent, sono famoso. Invece no, io sono nessuno e non lo sarò mai, cioè sarò sempre Franco, quindi questa cosa è caspita molto bella.
Hai detto delle parole che secondo me tutti gli artisti o chi vuole provare a far musica dovrebbero imparare. Io sono molto contenta perché tu sei molto giovane e secondo me puoi anche influenzare positivamente molti altri giovani che vogliono magari fare il tuo lavoro o che vogliono... Infatti quando mi sono presentato a X Factor il primo messaggio che volevo trasmettere era inseguire sempre il proprio sogno e credere in se stessi, perché dopo l'impegno paga e la bontà, cioè la purezza della persona paga. Quindi... Allora guarda Blind, tu hai due persone oggi in più che credono in te, quindi no, veramente. Siamo dalla tua e speriamo che il 2021 ti porti tante, tante sorprese, tante novità e tante nuove collaborazioni e anche tanti live, perché immagino che X Factor quest'anno è stato un po' così, logicamente live più che altro, cioè, devono arrivare presto perché voglio vedere tutti i fan, le persone che mi seguono dal vivo. Giusto. Perché sono peggio di loro, io sono fan loro, capito? Quindi... bello. Bravo, grazie Blind per essere stato con noi. Purtroppo non avevo ancora tantissimo tempo a disposizione. Sì. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Come dico a tutti gli artisti che sentiamo su Skype, speriamo di averti qui magari l'anno prossimo di persona. In bocca al lupo per questo 2021. Guarda che ti porti tutto, veramente, te lo meriti. Grazie mille. Ciao Blind, ciao Franco, grazie. Un abbraccio. Ciao. Mi hai dipinto il cuore di nero.